Amici, siamo quasi arrivati al termine della nostra stufa. Qui vi faccio una carrellata molto veloce delle lavorazioni che ho fatto. Tra l'altro, qui vi faccio vedere come ho. Vediamo se riesco a ingrandire. Qui come. Niente, si vedrà magari in un'altra foto. Quindi qui comunque vedete che io ho messo, oltre a queste nervature, ho messo anche delle paratie qui per evitare che il fumo pigliasse come strada privilegiata questa. Qui viene un pochino fermato in modo che si possa scaldare anche questa zona, perché il fumo che esce da qui va a finire qui dentro. La nostra situazione è un po' differente da questa, comunque va bene. Allora, qui vediamo alcune fasi. Questa è la parte del forno che è aggiuntiva, fatto in doppia camera. Questa è la camera interna, poi veniva saldata. Qui il fumo recuperato, il calore recuperato, viaggia qui dentro, portando a oltre 300 gradi. Da qui sotto e anche tutto intorno, oltre 300 gradi, la camera lì. Allora, qui vediamo il fabbro, l'amico Mario Garavaglia, che mi ospita nella sua bellissima officina, qui con la barca di ferro, e qui siamo in fasi operative. Vabbè. È una cosa molto divertente ed è anche un. Avere un amico fabbro che ti dà a disposizione la sua attrezzatura non è da tutti, quindi è un po' una cosa carina. Allora, io adesso passerei direttamente al lavoro. Noi cosa abbiamo fatto finora? Siamo arrivati a questo punto con l'assieme base, poi abbiamo fatto l'assieme tramoggia, che è a questo punto così, poi abbiamo il piano superiore, un piano di cottura e poi abbiamo il cassetto. Ok. Di tutto questo lavoro qui, ok, adesso voi dovete aggiungere la ruota. Questa ruota io ve l'ho messa dentro il link, lo stesso link che avete usato all'inizio, aveva solamente il disegno quotato. Attualmente invece si trova anche, ho inserito anche i disegni che compongono questa ruota, sia gli IPT che lo IAM. Quindi voi cosa fate? Prendete quei disegni da dentro il link, li portate nel vostro progetto, li portate e li mettete qui dentro. Io eccoli qui, sono 1, 2, 3, 4 e 5. Sono 5 file di cui 3 IPT, 4 IPT e uno IAM. Ok, dopodiché saranno a disposizione, quindi nel progetto, ora fanno parte del progetto. A questo punto cosa facciamo noi? Io vado a proseguire su questo assieme base IAM, che poi lo rinomino come assieme finale stufa PIER nel mio caso. Ok, allora cosa facciamo qui? La prima cosa da fare ora è inserire dentro la ruota. Io farei prima questa cosa qui. L'ordine poi non è, diciamo, fondamentale, eh? L'ordine ve lo create un po' voi. Qui siamo a un livello abbastanza altino, signori, cioè no, non siamo dei professionisti, però facciamo delle cose di livello, cioè stiamo facendo proprio un progetto. Allora, posiziona, mi vado a prendere la rotina, la apro e me la metto qui. Allora, attenzione, io ho tralasciato di fare i fori. Ora, se io faccio i fori qui e poi li voglio copiare di qui, diventa un casino specchiare, perché il piano di riferimento di questo è un piano che passa da qui e non in mezzeria. Per cui cosa facciamo? Andiamo a cancellare questo pezzo, ok, lo eliminiamo, vediamo dov'è, elimina dove lo trovo. Allora faccio così, va, lo elimino da qui. Allora, andiamo a eliminare, tra l'altro, rispetto a quello che ho fatto,
Dov'è il pezzo? Andiamo in modellazione. Eccolo qua, signore. Ecco qui. Sostegno, ruota 1. Abbiamo di sostegno, dovremmo avere 2. Ruota 1. Sostegno specchio. Cancelliamo quest'altro, cancelliamo lo specchio. Allora, lo eliminiamo, elimina. Sì, tensione che gli è rimasta la nervatura. Nervatura che è un pezzo NPT, la eliminiamo. Ok, perfetto. Allora adesso andiamo a fare il montaggio della ruota, quindi eliminato andiamo a fare questo montaggio qui. Ok. Attenzione, il montaggio ci serve poi per fare anche la foratura. Allora, adesso, questa qui è 113 di larghezza e questa è 120. Per posizionarla in mezzo noi facciamo questo escamotage. Quindi innanzitutto facciamo un vincolo primario di opporre questa superficie a questa e applichiamo. Dopodiché, torniamo di qui. Torniamo di qui. Dopodiché gli diciamo di fare in questa modalità un vincolo in questa modalità tra questa superficie e questa superficie. Applica. Attenzione, però si è appaiato. Quindi vado a modificare l'offset e faccio di meno. Aspetta un attimo, meno 3,5. Allora, attenzione, attenzione. Io prima di applicarlo dovevo farlo, no? Quel lavoro lì. Quindi devo farlo prima dell'applicazione. Per cui annullo l'operazione e rifaccio. Vincola. In questa modalità, questo. Con questo, con un meno 3,5, applica. Non è meno 3,5, non è meno 3,5, ma è più 3,5. Innanzitutto, dove siamo finiti? Se andiamo su assieme, andiamo a vedere dov'è il nostro, dove stiamo lavorando. Quindi, noi siamo. Nervature di sostegno, allineamento, no, siamo con la nostra, eccolo qua, vedete, sotto la nostra ruotina che non abbiamo rinominato, l'abbiamo tenuta così, ok, andiamo a modificare, ok, annulla qui, andiamo a modificare in assieme però, doppio clic, andiamo a togliere il meno davanti. Ok, questo signore adesso si è posizionato, se andiamo a vedere in questa, vedete, si è centrato. Adesso andiamo a fare questo assemblaggio qui, andiamo ad appaiare questo piano con questo. Quindi andiamo a fare vincolami, appaiati. Questo piano con questo e lo applichiamo. Ok. Allora, potremmo addirittura dargli anche qui una specie di, diciamo, non una specie, dargli un offset più interno per centrare un po' meglio la cosa, vediamo un pochino. Questo allineamento con un doppio clic, lui è 0, proviamo a dargli 3,5 per avere una situazione analoga, quindi no, un allineamento di meno, anche qui meno, qui anzi qui è meno, là era più, meno 3,5, diciamo ok, andiamo a vedere, ci può stare, è un po' fuori qui ma non gli fa nulla, ok, perché poi i bulloncini sono da queste parti. Allora,
Adesso andiamo a fare la foratura di questa parte qui, quindi devo isolare questo pezzo, ora magari guardarlo dall'alto e andare a fare, fare uno schizzo 2D qua sopra. Dopodiché vado a fare la proiezione della geometria delle asole, non di tutta l'asola. A me dell'asola mi serve questo punto e questo punto. Poi di qui mi serve questa, vediamo dov'è l'asola, qui eccola qua, uno, quello uno e questo. Perché mi servono questi due? Li ho proiettati, io posso andarmi a disegnare adesso con una linea di costruzione l'asse che passa tra questo punto e questo punto, ok? L'asse che passa da questo punto a questo punto. Dopodiché io mi faccio un cerchio, però togliamo questa modalità, togliamo anche questa, e vado a farmi quindi un cerchio da qui a qui, da qui a qui, ok? Dopodiché mi creo un cerchio qui, ok? E mi creo un cerchio qui. Ok, di questi cerchi qui faccio l'allineamento verticalmente, questo con questo, e verticalmente questo. Era ancora attivo il verticale rispetto a quello lì, questo con questo, orizzontalmente questo con questo, ripetiamolo, semmai che non lo sia, lo è. Orizzontalmente questo con questo con questo lo è, perfetto. A questo punto basta dirgli dare un'eguaglianza tra questo foro e questo, anche tra questo e questo. Okay. È tutto, se vogliamo dare vedere la quota di riferimento che non sia una quota balorda, andiamo a prendere questo punto centrale così, 84,5. E invece in questo senso quanto è da qui a qui? 71,5. Va bene. Concludiamo lo schizzo. Ok, facciamo un torna. Anzi, no, no, non facciamo un torna. Scusate, dobbiamo finire l'operazione. Facciamo un'estrusione. Mettiamoci in questa posizione. Ok, e diciamo di fare un'estrusione di 1, 2, 3. 4 in sottrazione, 10 mm ci va bene, ok. Ok, abbiamo fatto questo, facciamo torna e a questo punto, ok, possiamo fare lo specchio prima di questi due pezzi e poi della ruotina e quindi quella parte lì è fatta. Allora, andiamo a dirgli di crearci uno specchio di questo e di questo e anche, vediamo se ce lo prende, e anche di tutto questo rispetto al piano di riflessione. Apro le origini rispetto a questo piano di riflessione successivo. Qui ti chiedi di dare i nomi e io gli dico ok, perché se li dia lui, perché non ho voglia, però in caso di che uno stia lavorando veramente in modo serio, deve farlo, di dare i nomi. Vedete che c'è anche la possibilità di vedere prospetticamente, però in fase di lavoro è sempre meglio avere l'ortogonale, linee parallele, ok, e non con la linea di fuga. A questo punto, quindi noi qui dovremmo andare a mettere i bulloncini. Lo lascio fare a voi, l'avete visto fare su altre situazioni, dovete mettere un dado, una vite, ok. Non voglio allungare troppo il brodo perché sennò diventa poi la cosa un po' lunga. Ai ai ai, cosa succede? Niente, va bene. Allora, a questo punto vado a inserire. Che cosa vado a mettere? Io metterei il cassetto qui.
Allora, faccio posizione, posiziona, vado a prendere l'assieme cassetto Ian, apri e me lo metto qui, ok? Dopodiché, questo cassetto lo facciamo appoggiare, dunque, lo ruotiamo un po' con rotazione libera, ok? Vabbè, così. E gli diciamo di metterlo sul fondo, quindi andiamo a fare un vincolo rispetto a questo piano. Ok, rispetto, non riesco più a vederla, sì, rispetto a questo piano in opposizione, applica. Ok. Benissimo, allora a questo punto devo dare l'accoppiamento tra questo piano e questo piano. Quindi vincolami questo piano rispetto a questo piano qui. Applica. Ok. Ora, la distanza, qui noi avevamo rispettato, se non sbaglio, 1 mm. Andiamo a vedere se io vado in analizza distanza tra questa linea esterna e questa linea esterna è 140. Se voi ricordate, il tubo è da 150, spessore 4, quindi 142. Quindi io vado a fare un accoppiamento, vado a fare un accoppiamento e poi farò un offset. Quindi andrò a dirgli in assembla di farmi un vincolo tra questa superficie e questa superficie, ok, con un offset di 1. Applica. Ciao, facciamo una riprova, andiamo a vedere se è centrato o è scentrato. È centrato, perfetto. Qui ora c'è da fare un altro discorso che ci farebbe perdere un po' di tempo. Allora, perché noi abbiamo fatto questo lavoro qui? Perché abbiamo fatto questo affare qui? Qui quando farete questo manico, in realtà dovete dargli, come avevamo detto, impiegarlo in modo che questo non sia orizzontale e questo non vada a scivolare bellamente su questo, ma che vada a gli si dà un colpettino col martello in modo che faccia attrito, in modo che lo sportello, quando viene caricato con la legna, non va a, non esce, non si apre. Perché se no entrare di qui diventa un po' un casino per i vortici. Allora, cosa si fa in questo caso? Si dà qui sotto un bottone di saldatura, poi in modo che quando va contro gli si dà un colpetto e lui fa un click. Quando dovete aprirlo, chiaramente dovete fare un pochino forza, semmai piegate questa qui. Questa qui è un'idea così. Qualcuno di voi ha detto di trovarsi un'alternativa, se è riuscito a trovarla, lavori sull'alternativa. Quindi adesso quello è posizionato, quindi andiamo a fare posiziona, posiziona, dunque l'assieme tramoggia, apri, attenzione. Attenzione, qui un amico Paolo ha fatto un lavoro del genere, ha fatto praticamente lui il piano di cottura non lo ha saldato, ha creato qui un innesto che sicuramente non fa uscire, se è fatto bene, non fa uscire il fumo da qui sotto, solo appoggiandola. Noi, nel nostro caso, io la faccio un po' fedele a quella che l'ho fatta, a quella
quella che ho fatto nel mio lavoro fisico, quello che avete visto, quindi la faccio coerente con quella e la monterei così e l'altro glielo salderei sopra. Chiaramente tutte le saldature vi ho già detto che non le facciamo, le lascio a fare a voi quando avrete un po' più di pratica. Allora, attenzione. Questo lavoro, ecco, dovremmo calzarlo fino a questo livello. Ok, come facciamo? Dobbiamo qui dire che questa superficie, per esempio, dobbiamo vincolare la superficie esterna con la superficie interna, perché noi l'abbiamo costruito leggermente, no, l'abbiamo costruito praticamente l'esterno e l'interno uguali, cioè 150 esterno, 150 l'interno di questo, quindi andiamo ad applicare, cosa che non si fa nella realtà perché altrimenti non lo montate più. Ok, montiamo anche questo, dopodiché questo può salire e scendere. Abbiamo creato un fermo, posizione minima, per la posizione minima un fermo, ok. Cosa facciamo? Gli diciamo adesso di fare, lo facciamo appoggiare su questa posizione, questo rispetto a questo, applica. Ok, fin qui tutto bene. Allora, ok. Andiamo adesso a fare il posizionamento. Ah, ecco una cosa che volevo dire prima di posizionare il tutto. Vedete come è fatto? Vedete che io l'ho messo girato in questo modo. Uno dice, io sono più comodo, boh, mi viene più comodo girarlo da quest'altra parte, il 700, metterlo in questo senso. Niente, è simmetrico, lo puoi montare come vuoi. Ok? Lo puoi montare come vuoi. Quindi invertendo a 90 gradi questo senso, oppure il tubo che adesso noi andremo a mettere, possiamo metterlo o a sinistra o a destra. Questa cosa però voi quando lo smontate, anche se lo saldate qui, quando smontate questa parte sopra, il senso trovate voi se tenere il tubo da questa parte o da questa parte, perché è una questione di comodità e quindi voi lo smontate e lo rimontate, non dovete né disaldare nulla, si sfila di qui, ok, si gira, lo girate dove volete, quindi questo è un grande vantaggio. Allora andiamo a fare posiziona, piano di cottura, apri e ci mettiamo qui. Clicchiamo qui. Allora, piano di cottura dobbiamo creare un po' un casino qui. Dobbiamo creare il vincolo su questo appoggio, no? Andiamo a vedere qua sotto con questo e lo applichiamo. Ok? Adesso questo signore qui viaggia qui dentro così. Può viaggiare come vuole. Allora adesso qui dobbiamo fare un calcolo, prendere un riferimento e calcolarci questo riferimento. Allora, vedete, questo è qui. Ok, allora o andiamo ad agire sui piani, vediamo il piano di questo qui, che se passa di qui e noi siamo coerenti con quello che passa di qui, possiamo fare piano con piano. Quindi, dove siamo? Siamo su qui, lo apriamo, andiamo a vedere le sue origini. Il suo piano passa di qui, vedete? Il piano di origine invece ci frega perché passa di lì. Ok, facciamo
perché passa di qui, l'abbiamo fatto passare di qui. Ma questo passaggio noi conosciamo la differenza, cioè da qui a qui è metà tubo, è 100, è 75, ok? Quindi io questi qui li posso affiancare, ok? E dire, posso andare a fare questo lavoro qui e dirgli dov'è il mio lavoro qui, assieme ai piani di cottura, le sue origini. Clicco, questo qui gli dico, vincola questo, ok, con questo, ok, applica, ok. E lui è spostato. Adesso gli devo dire di fare di 75. Devo andare a modificare l'offset di 75, ok? Quindi la coincidenza la trovo, ok? Eccola qui. Doppio clic, entro e vado ad aggiungere nell'offset 75. 75 che non mi fa l'anteprima, vedi? E allora è meno 75. Faccio meno 75 e io dovrei averlo centrato. Vedete? Ok. Da questo, questo lato invece non dovrei avere problemi perché qui questo che può ora scorrere. Ok, perché non scorre? Ai 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 ai. C'è qualcosa che non va. Perché non scorre questo? Io ho solo questi due vincoli e non capisco perché quello lì non scorre. Vabbè, proviamo a dire, vincolare. Ora, questo piano che passa di qui, ok, con quello di origine che passa di qui. E diciamo applica, no, meno male, va. Ok, si è posizionato il nostro, andiamo a mettere una vista differente con ombre, luci e tutto quanto e gli metto con spigoli, ok, e poi vado a lavorare così. Questa è la nostra stufa. Ok? Cos'è che è rimasto lì in giro? Non ho mica capito. Non ho capito cos'è rimasto lì in giro. Ah, è partito questo signore qui e non so perché. È partito il fermo qui. Io è partito questo fermo qui. E l'altro dove lo trovo? Questa cosa mi è già successa e ti fa un po' incazzare. Allora, dovremmo questa qui magari eliminarlo. Eliminarlo e magari fare lo specchio dell'altro. Io non voglio, ripeto, dilungarmi. Ricordatevi il bottone di saldatura quando lo farete praticamente. Ok? Se volete fate un manico anche in questo qui, ok? Dopodiché io fossi in voi mi cimenterei un attimino a fare la come si dice? A fare l'IDV di questo lavoro. Fatto un po' da voi, con le quote che vi sembreranno utili e poi se riuscite quindi a montare tutto il lavoro, sarebbe realmente carino se voi me lo comunicaste e un giorno magari mi mandate poi il lavoro che avete fatto fisico, reale e io lo pubblico sempre nella playlist di questo lavoro.
Io per il momento vi saluto, spero di non aver tralasciato qualcosa. È stato un progetto un po' particolare dove non ho praticamente, come posso dire, attuato un rigida protocollo di lavorazione perché ho voluto un attimino cimentarmi in questo lavoro, che spero vi abbia appassionato e vi abbia anche indotto a tentare di riprodurlo. Quindi è veramente un bel oggetto, vi assicuro che grigliare in questo modo, oltre a essere sano, perché vi ho già detto, vi ho spiegato la storia del ferro, che questo piano rilascia il ferro, ok? Se voi lo tenete pulito ne rilascia anche di meno. Il nostro corpo lo digerisce quello che gli interessa e espelle quello che non gli interessa. Qui dovrete mettere un tubo e, diciamo, se mi verrà voglia, magari vi faccio vedere come implementare il lavoro per fare il forno qua sopra. Avete già visto dei disegni e avete visto anche dal mio video come poterlo fare, quindi in realtà dovreste essere in grado già da soli di fare questa cosa. Io penso di essermi dilungato fin troppo, vi saluto, seguitemi ancora e fate in modo che anche altri vostri amici possano seguire. Io mi appresto sempre di più, vedo sempre di più la linea del traguardo della pensione, per cui anche questo lavoro, tra l'altro, è ormai... Siamo agli sgoccioli, io inserirò ancora qualcosina più avanti per completare il tutto e poi niente, poi sarò online, ma non più presente in questo modo. Sarò sempre presente a rispondere alle vostre domande e ai vostri quesiti, fin là dove posso, ricordandovi che è sempre un corso base che chi è arrivato fino a qui ormai è arrivato a un livello buono. Un livello tale da poter andare a dire, se ha una preparazione nel campo del disegno o meccanico di carpenteria, andare in un'azienda e dire: ma io so fare anche un po' di 3D e portare i disegni che avete fatto con me. Sarà un buon biglietto da visita. Quindi vi saluto e vi auguro buone cose.